Baby, it's the sunshine shining, the pale moon rising, the stars sitting up in the sky. Maybe it's a little bitty baby, a little old ladies, all the songs that make you cry. Maybe it's a road trip, late nights, countryside, city lights, the flavor of your favorite food. Everybody's got something they love to do, so what makes the world go round for you? Ciao ragazze, questo è il video di San Valentino, dei regali di San Valentino che ho ricevuto, sia per la festa degli innamorati che per il mio onomastico, perché mi chiamo Valentino. Quindi l'ho ricevuto sia dal mio ragazzo che dalla mia famiglia, dai miei genitori. Partiamo dai regali del mio ragazzo. Il mio ragazzo si è presentato a casa la mattina, appena sveglia, mi ha visto con questa busta, molto carina, I love you, questo busto un po' così, e dentro c'erano dei regalini. Allora, primo regalo, c'è proprio quello classico di San Valentino, un cuore particolare, fatto di polistirolo, vedete un po', tutto brillantinato, infatti guarda, c'è altri brillantini, questo PB, fatto a puzzle, perché lui si chiama Pasquale, io Valentina, giustamente, questo è molto molto carino, un'idea molto dolce, questo lo tengo su una mensoletta nella stanzetta. Ma poi mi ha regalato una bellissima collana lunga, io do le collane lunghe, vediamo un po' se si vede, faccio vedere ora dopo. Questa non è una marca, è una marca, si chiama la MFI, Made From Yourself, una marca che poi ve ne parlerò perché è un progetto mio e suo e di un orafo. Questa collana molto bella, questa pietra azzurra. Questa non la vedrete da nessuna parte, non la troverete, è un pezzo unico, viene fatto su richiesta, la persona va dall'orafo o dal suo rappresentante, va di, gli dice come vuole la collana e così gli viene fatta, con il materiale, i colori e la forma. Lui ha pensato a un cuore, ha pensato a questa intrecciatura così, d'argento, molto bella, lunga, mi ha detto lunga, falla lunga perché la mia ragazza piace lunga, ed è un pezzo unico, quindi un pezzo unico. Ed è bello, poi ve ne parlerò di questo marchio, di come fare per, se avete in mente qualche gioiello, qualche riproduzione di qualche gioiello che già conoscete, come fare voi per andare a contattare proprio questo orafo o il suo rappresentante. Mi ha fatto questo, molto molto bello, e poi mi ha fatto un regalino molto molto utile per me, che ho richiesto io personalmente. Questo specchio, questo è uno specchio luminoso, non so se si vede che è luminoso, della Joy Terra. Ha questo sassiano zoom, infatti sì, vi sto facendo vedere proprio la macchina fotografica, tutto l'ambaradan, come faccio a fare video su quattro scatole, a me non interessa sinceramente. E poi è fatto aprire, questo è il LED, aprire. Ed è veramente ottimo, lo sto utilizzando da quando me l'ha regalato e mi trovo tanto bene. Lo so che non è bello, ho fatto vedere lo specchio e si vede tutto lo schifo che tengo dietro. Vabbè raga, che fa? Cioè, sulla vita. Questi sono i regalini suoi. E mi ha fatto una lettera, vi voglio far vedere per spesso la lettera, non è carina, ma non voglio assolutamente far vedere il contenuto della lettera, ma bensì solo come, cioè, com'è bella questa lettera. Davvero molto molto bella. C'è scritto della lettera, non so di cosa siano fatte le anime, ma le nostre due sono identiche, da cime tempestose, molto molto bella. E poi dentro cose che fa, ha scritto lui. Questi sono i regali da parte sua, regali dolcissimi, molto belli. Poi parliamo dei regali dei miei genitori, plus mia sorella, più mia sorella. Mia sorella mi ha fatto due rossettini, ha detto vale, vedi tu quello che vuoi, e mi sono comprata due rossetti. Questi due rossetti del marchio Hanora. Hanora, vediamo se si vede. Hanora, vabbè, non si vede. Il packaging in primis è molto bello e comodo, mi piace molto. Sono dei bei rossettini. Faccio vedere il primo, lo 01. Questo è un nude. Faccio vedere lo swatch. Lo swatch del nude. Non so se si nota perché. Ok. Questo è nude, mi piaceva tanto questo rosa. E poi ho preso un altro più nell'aranciato, nel corallo, il 32, sempre della Morà. Sono prodotti made in Italy. Questo, diciamo, aranciato.
un po' un corallo, bello. E ho preso anche quest'altro, non so se si vede, voglio cercare di far vedere il meglio possibile i colori. L'ultimo regalo. Mia madre non sapeva che farmi, giustamente, ho 21 anni, dice certo, comprati tu, chi lo so, ce n'è migliaia. Vedi tu, anzi, vediamo insieme qualcosa che ti serve. A una donna cosa serve sempre? Ne può avere a milioni, a parte il trucco, e a miliardi, però non ne bastano mai. Le scarpe. Ho detto, mamma, dai, prendiamo un paio di scarpe. Anzi, di stivali. Anzi, di tronchetti. Non di pelle, già ce li ho comprati da poco. Prendiamoli. Come si chiama il tessuto? Non mi ricordo. Di camoscio. Diciamo camoscio, lo scamosciato, quello così. E io ovviamente lo prese a gusto mio, un po' sporco. Vi faccio vedere cosa. Le ragazze che mi seguono su Facebook e sul mio gruppo sanno già di cosa sto parlando perché ho postato la foto. Infatti ragazze vi invito ad iscrivermi al mio gruppo, alla mia pagina Facebook perché posto tantissime cose, tantissime notizie, tante ragazze mettono i giveaway, avete possibilità di vincere cose, quindi è veramente un'opportunità. E anche di seguire il mio blog, vi consiglio, perché sul blog poi metto altre cosine che non parlo su YouTube. Questo è un regalo di mia madre dei miei genitori. Non sono gusti di mia madre, assolutamente. Mia madre al massimo piacciono esteticamente. Molto bello, non vedete, ho un piedone enorme, un 40, sono 40-41 io adoro le scarpe col plato alto, sono di una cosa, comunque sono blu e fucsia, non so se i colori si vedono bene, questo tacco, non so che tacco sia, un 12, un 15, è molto molto alto, ma molto comode, l'ho provato già l'ho messa e devo dire che sono comodissime perché il plato compensa poi il tacco alto, quindi il tacco partirebbe da qui effettivamente, questo sarebbe il tacco, non è manco tanto alto, è bellissimo e fa veramente un effetto, slancia la coscia, ti fa diventare veramente altissime, sono bellissime queste scarpe ragazze, davvero, io adoro le scarpe purtroppo altissime, sembro una spambellona quando cammino, quando esco sabato e la domenica perché adoro le scarpe alte, mi piacciono troppo. È un nostro vizio, diciamo, un lusso che uno si concede di indossare scarpe alte. Questi sono stati gli ultimi regali. Sa niente. No, non c'è più niente. Questi sono stati i miei regali. Voi cosa avete avuto, ragazze? Sono molto curiosa di vedere cosa avete ricevuto, anche perché poi non penso che tutte si chiamano Valentina, quindi avete ricevuto più bene o male cose di San Valentino. Io infatti non sono tanto del parere che bisogna fare dei regali veri e propri a San Valentino perché San Valentino è la festa dell'amore, diciamo, cioè, uno ripete sempre la stessa cosa, la banale frase che San Valentino deve essere tutti i giorni, cioè sì, questo è normale, sì, però a volte è stata ripetuta talmente tante volte questa frase che cioè, ci rompe un po' le bocce e quindi uno dice no, allora, San Valentino deve essere tutti i giorni, sì, però un giorno è bello, un giorno festeggiare l'amore, nel senso in generale, perché San Valentino non solo la festa degli innamorati, ma dell'amore, l'amore in famiglia, l'amore per tante 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 altre cose, per gli animali. C'è un lungo discorso su San Valentino realmente. E questo è un po' di, cioè, sono rimasta ancora alla luna dei rossetti, sono molto molto buoni, li ho provati, ottimi, allora. Un bel marchio, però ho visto sul sito che non ci stanno più, sono secondo me rossetti vecchi, però non nuovissimi, li ho comprati, stavano in offerta, quindi ottimi. Poi magari ve ne parlo più là. Quindi questo è tutto, ragazze, spero che vi sia piaciuto, per le più curiose come me, che vado a vedere anche io tutti i video di questi regalini, queste cose, faccio bello, 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 sono da qui. Vabbè, un grande bacio ragazze, ci vediamo alla prossima, ciao ragazze!